José Machin, siamo in periodo di calciomercato, intanto è uscita fuori questa voce, cosa ci puoi dire? C'è questo presunto interessamento della Spal nei tuoi confronti? Guarda, è la prima notizia che ho di questa cosa, quindi io continuerò come fino adesso a pensare al Pescara Calcio e alla mia stagione qua e spero che riusciamo a fare un grande campionato e arrivare ai nostri obiettivi. Non sei del Pescara, ma tu ti vedi qui al Pescara fino a giugno? Sì, poi di certo che sono un giocatore che ho cambiato squadra ogni sei mesi e quindi non si sa mai, ma io sono venuto quest'anno con l'idea di fare una stagione intera in una squadra e poter rendermi protagonista e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Anche perché hai raggiunto un equilibrio perfetto, un gran girone d'andata e il lavoro può continuare così? Beh, diciamo che perfetto, non c'è nulla, ma sono contento del mio rendimento. Spero di continuare così o fare ancora meglio e poter aiutare la squadra, questo è il mio obiettivo. 7 gol sono tantissimi per un centrocampista. L'avanzamento nel tuo ruolo è stato determinante affinché tu potessi esplodere con questo grande girone d'andata? Diciamo che è stato una cosa che aiuta a me e penso che aiuta anche alla squadra, quindi questo alla fine il ruolo è indifferente, ma l'importante è quando arrivi là la butti dentro. Forse gli altri anni quando arrivavo là non avevo la capacità di segnare. È chiaro che sono scelte che dipendono da Zauri, però se dipendesse da te questo modulo tu non lo toccheresti il 4-3-2-1? No, se dipende da me potevamo fare tante cose, ma alla fine non dipende da me, quindi non ci penso neanche. Rispettiamo l'allenatore, come allenatore, come persona, per me è bravissimo, quindi continuiamo così a pensare soltanto a lavorare, a fare quello che ci chiede lui. Girone d'andata agli archivi, che valutazione dai della prima parte di stagione della squadra? Diciamo che posso dare un 6 perché non siamo riusciti ad avere la continuità, se non più, cioè più di 3-4 partite che siamo riusciti ad avere un certo livello di continuità, le altre siamo stati altalenanti, ma penso che abbiamo un gruppo giovane ma anche maturo e questa cosa qua la possiamo rimediare e fare meglio ancora. E quindi quali sono gli intenti della seconda parte di stagione? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, pensare che abbiamo delle grandi qualità e dobbiamo sfruttarle al massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Secondo me siamo una grande squadra e soltanto dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita. Se non ricordo male, tu non c'eri all'andata a Salerno, sei arrivato poco dopo, è stata una delle partite più brutte del Pescara, c'è voglia di cancellare quella prestazione e di riprendere subito con una vittoria. Io sinceramente non c'ero e non l'ho vista la partita, ma adesso ci sono io, quindi sicuramente sarà diverso.